Amici del Fai da Te, ben ritrovati. Oggi andiamo di saldatura. Ebbene sì, oggi andiamo ad usare un attrezzo semplice. Il suo utilizzo sicuramente non è un utilizzo di quelli molto complicati. Andremo ad utilizzare il saldatore a stagno. Eccolo qua. Questo è un saldatore che potete trovare in commercio per pochi euro. Penso che al massimo costerà, adesso è da tanto che l'ho comprato, ma penso che con un 10-15 euro al massimo lo potete acquistare. E il saldatore a stagno è utile quando dobbiamo andare a fare delle piccolissime saldature laddove logicamente lo stagno tiene, ma soprattutto può essere utile quando andiamo a saldare magari dei terminali elettrici, dei componenti che magari si sono dissaldati, oppure dobbiamo andare a fare bene la punta di un cavo elettrico, quindi dove abbiamo tutti i nostri cavi di rame, dobbiamo andare a fare un'unica bella punta appunto stagnata. Oggi andremo a vedere l'utilizzo appunto dello stagnatore, del saldatore a stagno. Se alla fine di questo video lo avete ritenuto utile per voi, vi chiedo di condividerlo anche sui social, soprattutto su Facebook, e soprattutto mettete un bel mi piace che è sempre ben gradito. A questo punto andiamo a vedere l'utilizzo del saldatore a stagno. Alla prossima! Ecco, allora, innanzitutto andiamo a vedere come poter saldare due fili. Adesso facciamo un esempio, due fili elettrici, quindi andiamo a spelare il filo da una parte e andiamo a spelarlo dall'altra. Noi abbiamo, come vedete, tutti i nostri bei cavi di rame, tutti un po' sfilacciati. Alcune volte bisogna avere invece il terminale del filo ben fatto, allora si usa anche stagnarlo. Come? Io vi consiglio di prendere queste paste che si trovano in commercio perché sono utilissime. Voi andate a immergere il filo nella pasta, praticamente c'è su poco di questa pasta, e poi guardate, lo mettete lì vicino allo stagno. Il saldatore, ecco, deve essere ben caldo, non fate queste operazioni finché il saldatore non è ben caldo, lo mettete sotto. Guardate, in un secondo noi abbiamo ottenuto una saldatura, o meglio, abbiamo preparato il nostro cavetto. In questo momento è diventato tutto color argento, praticamente è stato stagnato. Adesso ve lo faccio vedere. Lo vedete? Eccolo qua. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a farlo anche dall'altra parte. Adesso vi faccio vedere come tiene lo stagno a livello di saldatura. Andiamo a fare la stessa identica cosa. Come potete vedere sono operazioni molto veloci, ne basta una piccola quantità di stagno, e adesso vi faccio vedere come andare a incrociarlo, cioè come andare a saldarlo fra di loro, scusate. Allora, eccolo qua. Adesso andiamo a prendere un po' di stagno, mettiamo qui, guardate, vediamo se ha una buona tenuta, andiamo giù, forse è meglio, eccolo qua. Allora, adesso andiamo a vedere come unire i due fili. Allora, li prendiamo insieme, li mettiamo qui sotto, e a questo punto andiamo a calare un po' di stagno. Guardate, basta una piccola pressione del nostro saldatore e voilà, otteniamo lì giusto quell'attimo che serve. E come potete vedere, guardate, noi abbiamo ottenuto una saldatura. Queste sono saldature piccoline che possono servire appunto nell'ambito quando uno deve arrangiarsi a fare qualcosa di elettrico, ma come potete vedere tengono molto bene. Allora, adesso andiamo a vedere invece come fare a un altro tipo di saldatura, può essere quello di mettere un filo elettrico a capo di un componente. Tante volte bisogna aggiustare un gioco magari dei nostri figli, qualcosa che si è rotto, un cavo che si è staccato, perché
lo stagno tiene fino a un certo punto, ma adesso io qui con me ho una vecchia scheda che ho smontato da un, adesso non so se era una vecchia cassa, vedete ci sono dei componenti qui, sicuramente era un amplificatore o un qualcosa. Adesso proviamo ad andare, facciamo finta che devo in questo punto devo andare a saldare il mio filo. Cosa faccio? Sempre il solito discorso, vado a mettere un poco di pasta. Qui c'è già su un po' di stagno, però se voglio riposiziono ancora lo stagno in questa posizione e andiamo a vedere, eccolo qua, andiamo a saldare, teniamoli un attimo, magari per sicurezza gli mettiamo sopra ancora un goccio di stagno, giusto per, ecco adesso si è staccato, ma niente paura perché c'è una bella goccia, basta ravvivarla e mettere dentro il nostro filo. Il bello dello stagno è che in 2 secondi praticamente è asciutto. Guardate, come potete vedere, io sto sollevando questo cavetto che era da solo, l'ho saldato a questa scheda e come potete vedere tiene perfettamente. Quindi lo vogliamo dissaldare, assolutamente dobbiamo fare il lavoro al contrario, basta tenere il cavo, andiamo a riscaldare lo stagno che in un attimo si scalda, diventa liquido e andiamo a staccare. Attenzione, quando si lavora su schede elettriche non tenete in modo prolungato il saldatore su una scheda perché dall'altra parte ci sono dei componenti e andate logicamente a bruciare il componente. Quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace che è sempre ben gradito e ricordate anche di condividerlo su Facebook. Al prossimo video!